Il terzo settore è stato, ed è ancora oggi, uno dei pilastri del servizio civile italiano, fin dal suo avvio. Anche nei servizi civili regionali, il terzo settore ha un ruolo determinante. Nel flusso di cambiamenti sia del servizio civile che del terzo settore, è utile un'analisi e riflessione pubblica sulla presenza, in termini di incidenza nella promozione della pace e della cittadinanza attiva, sull'incidenza sociale, culturale, economica, sui settori di intervento dei programmi e dei progetti sulle comunità coinvolte, le tipologie giuridiche e organizzative che vi partecipano, la presenza territoriale, le risorse umane investite e la relazione con le dinamiche della popolazione giovanile. Una delle caratteristiche peculiari dell'esperienza italiana di servizio civile è la partecipazione e la collaborazione fra oggetti del terzo settore e soggetti della pubblica amministrazione, a cominciare dagli enti locali per arrivare ad alcuni ministeri. Negli ultimi anni a questa modalità si è sommata la possibilità di collaborazione anche fra diversi enti titolari, ampliando in tal modo questa collaborazione fra terzo settore ed enti pubblici. I dati che seguono hanno lo scopo di portare conoscenza di questa realtà e dare una dimensione anche quantitativa all'impegno per l'attuazione del servizio civile universale.